Montagna, Montagna e col piede Blasin ad appoggiare sul palo, un intervento difficilissimo. Reali, Potrick sull'incrocio dei pali, scivolata Angelini e contropiede che poi non si concretizza, grandissima occasione per la capitolina Marco Cutrupi. Attenzione all'autopalo di San, qui stava rischiando l'incredibile. Capitolina Marconi, dicevamo che sta riuscendo in questo primo scorcio della ripresa ad abbassare i ritmi della contesa appunto e a costringere l'Orte, come in questo caso, a giocare palla veloce in difesa. Altro errore di grammatica dei ragazzi di Magaiaes. Passa il tempo, tutto a vantaggio di quelli di Minicucci. La seguente rimessa laterale. Cutrupi, un gol pazzesco! Pazzesco! Quello che segna Ugherani sull'invito di Cutrupi. Manco avesse un telecomando per mandare il pallone all'incrocio dei pali. Gabriele Ugherani, 5-3, capitolina Marconi. Palla giocata in avanti. Si è aperto come al solito Sanna a destra, Blasin e il rimpallo premia e Sanna, c'è l'autorete di Tiago Leonardi e il gol delle 5-4. L'Orte accorcia ancora le distanze con un'altra bordata del 29. Il sesto fallo è stato commesso da Leonardi su Sanna, sotto la nostra postazione, va dal dischetto del tiro libero il bombardiere in maglia numero 29 dell'Orte. Sanna contro Blasin. Parte Sanna la rincorsa, la botta dentro di Sanna, oltre alla potenza, una chirurgica precisione, è il pari dell'Orte, 5-5 al Palatulib. L'Orte non ha solo impaurito la squadra di Minicucci con la rimonta, ma l'ha completata, trainata da un Rafael Sanna sopra le righe. Mendes, brevi i suoi passi, spazio che si ritaglia Mendes, che pesca un angolino incredibile. Capitolina allibita dalla giocata del 23, rimonta completata per l'Orte, 6-5 per gli ospiti al Palatulib. Cutrupi cespica un po' sul pallone, Cutrupi che poi la porta bene, però attenzione alla palla dentro, Caloni è il capitano a rimettere a posto le cose per la capitolina Marconi, chiama alto l'incitamento del Palatulib e il gol delle 6-6 di una capitolina che si è rimessa subito a giocare. Leonardi, Leonardi, la porta Leonardi, ancora Leonardi, palla e poi la rete, quando segna Tiago Leonardi è sempre una festa al Palatulib. Questo è il gol numero 7 in stagione, questo è anche il settimo gol della capitolina Marconi che torna avanti 7-6 al Palatulib. Palla Sanna, rinviene su di lui Christopher Cutrupi a porta vuota, Cutrupi il palo, incredibile, torna Taloni, altissimo, totalmente sbagliato. Montagna, uno degli ultimi rinvii, è sul petto di Daniel Taloni, il capitano la gioca su Angelini, la parola fine la mette il numero 2 a 34 secondi dal termine, il piazzato senza portiere, l'Orte non può salvarsi, 8-6 capitolina Marconi. Secondi, scorrono i titoli di coda sulla sesta giornata delle girone di Serie B al termine di una partita epica, spettacolare, dove ne abbiamo viste di tutti i colori, rimonte contro rimonte, campioni incredibili, termina 8-6 per la capitolina Marconi che ribadisce quindi il proprio dominio in vetta alla classifica battendo l'Orte seconda in graduatoria.